Un buon arrivo a tutti e buonasera, una buona Buonasera a giornata. voi e a tutti coloro che ci Buonasera. ascoltano. Siamo oggi ancora in compagnia di un amico che abbiamo già avuto con molto piacere sui nostri schermi ed è il giornalista Rino Di Stefano, che salutiamo ovviamente con tanto affetto e tanto cuore. Ciao Rino, grazie di essere con noi. Ciao a voi e grazie per l'invito. Grazie Rino. Allora, abbiamo, come vedete, passare in sovrimpressione, in sottopancia, il titolo che abbiamo coniato, che ci ha suggerito appunto Rino Di Stefano. È un titolo che può far già riflettere dalle prime battute: evitare il disastro. E, Rino, noi abbiamo fatto una bella chiacchierata in questi giorni per decidere questo titolo e soprattutto l'argomento di questa sera, che è un argomento spinoso, che non vuole essere una fotocopia di tante altre cose, ma vuole essere una chiacchierata proprio, Certo. condotta in maniera molto, molto tranquilla con il nostro pubblico che ci segue e che salutiamo e ringraziamo di essere in chat in questo momento. E quindi, senza nasconderci dietro un dito, abbiamo detto, affrontiamo in maniera serena tutto ciò che sta accadendo in maniera, a volte anche con toni drammatici, di quello che stiamo vedendo in Italia, ne parlavamo prima. Quindi, la tua impressione, intanto, per dare corpo anche al titolo che abbiamo dato a questa trasmissione. Certo. Ma guarda, io sono un giornalista professionista di lunga data, nel senso che ormai ho pochi capelli e quei pochi capelli sono bianchi, quindi ho vissuto altri periodi. Che in questo momento non sarebbe neanche il caso di ricordare, se non fosse che certi avvenimenti che stanno avvenendo fanno proprio pensare a quei tempi bui. E mi riferisco agli anni della strategia della tensione, agli anni di piombo, e tutto quello che stiamo vivendo adesso. Fa pensare che potrebbe appunto arrivare il disastro, si potrebbe arrivare a una situazione di carattere sociale, politico ed economica veramente brutta. Vedete, io in quegli anni lì sto parlando degli anni 70, prima Certo. ero studente e poi cronista. Esattamente dal 77 in poi sono stato cronista, ero cronista di nera e mi occupavo di Brigate Rosse e tutto quello che succedeva sia nella mia città, cioè Genova, sia poi di riflesso altrove in Italia. Ed erano anni terribili, erano anni in cui si sapeva come si usciva di casa, ma non si sapeva, molti potevano temere addirittura di non far ritorno a casa. Io ho avuto, non so, amici, docenti universitari che sono diventati purtroppo vittime delle BR, eccetera, di tutta Addirittura. quella situazione che si era venuta a creare. Non dimentichiamo gli attentati, per esempio. Infatti, Rino, ti volevo dire, infatti, ti volevo ricordare il tuo direttore Indro Montanelli fu vittima di un Certo, attentato, fu volutamente ferito, non soppresso, ma per dare un segnale forte. Io me lo ricordo quell'estate. certo, ma così anche altre persone. Io ricordo un docente di diritto pubblico che avevo all'Università di Genova, il professor Fausto Cuoco, che venne gambizzato per strada e si salvò perché aveva l'abitudine di tenere un laccio emostatico in tasca, perché lui diceva: prima o poi mi sparano. E allora quel laccio emostatico in effetti è servito a bloccargli il sangue quando lo hanno colpito alle gambe. Ad una gamba e quindi a salvargli la vita, perché altrimenti poteva perdere quantità di sangue veramente rilevanti. Ma a prescindere dai casi, come dire, particolari, era un po' tutta la situazione che si era venuta a creare. Non dimenticate le bombe di Milano, non Grazie. dimenticate la strage di Bologna, cioè
tutta una situazione che era determinata a creare una situazione politica di un certo tipo nel nostro paese. Ora, quello che sta succedendo adesso con tutte queste proteste in grandissima parte sacrosante, perché certo, la nostra Costituzione ci permette, ringraziando il cielo, di andare in piazza e protestare. Certo, è diverso quando oltre alla protesta si accompagna la violenza, allora diventa tutto un altro discorso e comunque cambia completamente l'aspetto delle cose. Ora però si stanno moltiplicando le proteste, la gente comincia a essere satura di tutta una serie di cose, e se vogliamo, come dire, fare un quadro della situazione, dobbiamo partire anche un po' più in là della pandemia, un po' prima. Cioè, questo stato di disagio è stato creato, praticamente si è creato intorno a già una decina di anni fa. Io sto parlando, per esempio, l'avvento dell'euro, no? L'avvento dell'euro nel nostro paese è stato assolutamente traumatico, perché mentre per esempio in Germania, la Germania ha avuto il nostro stesso cambio praticamente, no? Rispetto alla moneta originale, cioè loro avevano il marco, noi avevamo la lira, e loro hanno avuto un cambio per un euro uguale due marchi, il marco era, mi pare, 960 lire, quindi erano più o meno, mettiamo, circa le 2000 lire nostre, no. E noi abbiamo avuto 1936-27 rispetto all'euro, per cui anche noi circa 2000 lire. Però cos'è successo? Da loro hanno fatto un confronto e un raffronto uguale ai prezzi originali. Infatti soltanto i ristoratori avevano protestato avevano cercato di sfruttare questa situazione aumentando i prezzi. Il governo ha invitato i cittadini a non andare nei ristoranti, nessuno è più andato al ristorante, allora anche i ristoratori si sono adeguati. Comunque i prezzi da loro non sono raddoppiati, da certo, noi invece è raddoppiato tutto, quando addirittura non triplicato per certe, certo, cose. Faccio degli esempi, un immobile per esempio, cosa ne so, un immobile che prima costava 200 milioni di lire e subito dopo costava 200 mila euro. Allora dicevo, ah, ma è uguale a prima. No, non è uguale a prima, perché 200 mila euro sono 400 milioni rispetto a prima. E lo stesso, non so, anche per, può essere un'utilitaria, per esempio, no? Un'utilitaria che prima veniva intorno ai 20 milioni, adesso, o subito dopo perlomeno, ha assunto un prezzo di 20 mila euro, ma 20 mila euro sono 40 milioni. Ecco, Rino, quindi però non sono aumentati neanche le pensioni. Esatto, tu hai avuto la bontà d'animo e l'intelligenza da prendere un pochettino da lontana, cioè a 20 anni fa, perché poi dovremmo anche per arrivare a oggi, anche se dovremmo andare molto più indietro, perché i piani sono stati ben studiati e il passaggio, soprattutto per le persone giovani, è importante questo, perché se oggi ci troviamo ad un conseguente impoverimento della classe sociale media che non esiste più, lo dobbiamo anche a quello, e le ripercussioni, volente o nolente, le stiamo vedendo anche in questo momento di crisi sociale e crisi anche economica e sanitaria, perché arriveremo anche a questo. Tra l'altro ti volevo intanto chiedere una cosa, perché c'è l'ascoltatore Francesco Piazza che dice: signor Di Stefano, lei pensa che alla fine il governo farà marcia indietro sul Green Pass? Tanto per buttarci un attimo, possiamo dargli risposta anche io dopo. Io posso soltanto esprimere quella che è la mia opinione. A mio avviso ci sono le premesse perché il governo gradatamente, perché non può farlo da un giorno all'altro perché ci perderebbe la faccia, ma gradatamente arriverà a togliere il Green Pass e quindi a consentire che si torni
a una vita pressoché normale, non dico normale, ma pressoché normale rispetto al passato. Credo che nel medio termine si arriverà a quello. Non potrei dire quali saranno i mesi, ma chiaramente dalla fine dell'anno in avanti, quindi dalla fine dello stato di emergenza, potremmo avere questa sorpresa. Credo che ci siano le premesse per questo. Ecco, poi sulla questione del governo, del Parlamento, dell'opposizione, su quello poi ci vorrei arrivare, perché tu sei analista su questo, un po' molto molto attento. Laura, qua c'è una... io ti tiro un attimo in ballo. Un operaio, dice Gino, nel 2001 quanto guadagnava, visto che tu sei comunque all'interno di una struttura, di un'industria abbastanza grande? Ti ricordi le paghe nella vostra azienda di un operaio nel 2001, quando c'erano ancora le lire? Mi stai facendo una domanda che adesso potrei parlare sul milione, ecco, una roba un di milione e due. 950.000, un milione di lire, ecco, più o meno, adesso non mi ricordo esattamente, anche perché ho un po' perso. Vabbè, adesso io volevo un attimo, voglio fare questa cosa, la volevo dire fin dall'inizio, perché ok, non c'entra niente col tema di stasera, però volevo dire a Rino che rimpiango tantissimo quando facevamo e parlavamo delle indagini su Pier Fortunato Zanfretta, nel senso che erano sicuramente dei temi scottanti anche quelli. Fa parte del passato, Laura. Sì, scottanti anche quelli, però mi viene da dire, ma chissà mai se ci sia qualcosa che ha a che fare con un discorso anche extraplanetario rispetto alla situazione e al regista di cui tu parlavi. Ma l'ho, guarda, solo buttata lì perché io rimpiango. Bastino e avanzino i problemi che abbiamo adesso, altro che extraplanetari. Quelli che abbiamo adesso sono piuttosto consistenti. Così facciamo anche un po' di pubblicità al tuo libro, che è stato un best seller, Il caso Zanfretta. Diciamolo a tutti, andatelo a comprare perché è un bellissimo libro. Poi vabbè, tu ne hai fatti tanti altri, per cui anzi poi daremo anche qualche indicazione. Allora, qua c'è chi dice anche, cosa vuol dire gradatamente? O lo toglie o non lo toglie. Però siamo in Italia. Le cose non stanno mai così. Siamo in Italia. La politica è definita l'arte del possibile, e io direi che è anche l'arte del compromesso, quindi non c'è mai bianco e nero così precisi, c'è tutta una gradazione di colori, ok? Tutta una gradazione di colori, quindi io credo che appunto quel gradatamente sarà nel medio termine. Parlando di oggi, si dovrebbe arrivare a questo. Io ne sono abbastanza convinto. Guardate, io devo fare una pubblica ammenda, perché già nel passato sono stato uno di quelli che credeva o sperava che il Covid-19 fosse una cosa transitoria, ma allora pensavo anche che fosse di carattere naturale. Adesso sappiamo quasi certamente, anche se la certezza non c'è, però insomma il sostegno di un governo come quello degli Stati Uniti eccetera lo confermano, che purtroppo si tratta di qualcosa che è fuggito da un laboratorio e che quindi, essendo stato messo io non voglio dire intenzionalmente, perché nessuno può affermare una cosa di questo genere, ma qualcosa che sia sfuggito e quindi è andato a contaminare la popolazione di carattere artificiale, però. Certo, perché no. Il discorso è la rivista Nature, che è considerata il massimo dell'editoria di carattere scientifico, analizzando il virus ha detto che il 93% di questo virus è indubbiamente di carattere animale, ma c'è un 7% che non è riconoscibile in qualcosa di origine animale. Manca quel tassello lì, e allora si può ipotizzare
che il virus sia stato un prodotto di laboratorio che chissà come è finito da qualche parte. Ecco, io credo che hai detto giustamente, la pistola fumante non ce l'abbiamo, adesso non l'abbiamo, forse chissà tra, non lo so, io butto lì, però di solito dopo 30, 40, 50 anni alcune cose saltano fuori, e in effetti dire con la certezza matematica che le cose sono andate così, siamo veramente nel campo veramente delle ipotesi, perché abbiamo avuto anche la possibilità di parlare con ricercatori di un certo livello, e tutti comunque ci dicono che le cose non sono chiare, che poi, come dici tu, da dire è sfuggito o inavvertitamente è caduto per te, è caduta per te la provetta. Ricordiamoci Cassandra Crossing, il film dove c'è stato appunto questa uscita dal laboratorio in maniera rocambolesca del virus, e in effetti cosa è successo? Quindi poi la fantasia si supera la realtà, a volte dico supera la fantasia, quindi è un campo minato entro il quale è difficile andare. Io direi anche un'altra cosa, Rino, ci chiedono, ma questo è come se fosse un fuori onda, di fare una trasmissione su Ettore Majorana, e la faremo, perché tu sei esperto anche in questo. Però mi sto occupando ormai da 12 anni del caso. Esatto, quindi ringraziamo Francesco, ma lo accontenteremo sicuramente. Per tornare allo scenario di quello che stiamo vivendo, quindi lo scenario italiano... un amico oggi nel prendere il caffè mi ha detto: oh, che bello, stasera parli con Rino Di Stefano. Dice: perché non ci spiegate però oggi dov'è il governo, se c'è un governo, e soprattutto il Parlamento, e dov'è l'opposizione? È un tema questo molto scottante, perché io parto a dirti questo dicendo che non si vedono più quelle, passami il termine, bagarre in Parlamento per discutere le leggi. Bagarre è passatemi il francesismo. Però c'è un appiattimento totale su questo. E lui proprio mentre prendiamo il caffè metto: parlate anche di questo. Io dico, credo che Rino abbia sicuramente qualcosa da dirci. Ma vedi, io sono partito intenzionalmente dal discorso dell'euro per andare avanti, proprio per far capire che la gente è esasperata. Perché appunto quel signore di prima, quello che diceva che lui guadagnava 1.300.000 prima e non so quanto oggi nel 1999 lì, non so quanto oggi possa guadagnare di più rispetto a prima, perché i nostri stipendi sono fermi a quel periodo, mentre altrove in Europa gli stipendi sono andati avanti, da noi invece sono rimasti fermi. Tant'è vero che se guardate nelle buste paga c'è anche in fondo c'è il corrispettivo in lire, cioè il corrispettivo in qualcosa che non esiste più, però non è stato rapportato ai prezzi al consumo, non è stato rapportato a quello che è la spesa delle famiglie, assolutamente no. Quindi noi guadagniamo in lire e spendiamo in euro, questo è il discorso. E questo cosa ha determinato? Ha determinato uno stato di povertà estesissimo, perché noi rispetto al passato abbiamo un sacco di poveri in più, c'è un sacco di gente che non può mangiare. Adesso sì, col reddito di cittadinanza, sfruttato purtroppo malamente, perché avrebbero dovuto almeno controllarlo un po' meglio, ma è giusto aiutare chi ha bisogno, ci mancherebbe pure, anche in Germania c'è qualcosa del genere, quindi soltanto non è giusto farsi imbrogliare dal quello che viene definito tra virgolette il furbetto di turno, cioè mettiamo delle regole affinché chi ha veramente bisogno riceva e chi non ha bisogno non riceva niente. Quindi la gente comincia a essere esasperata da un punto di vista economico. Poi nel bel mezzo di questa situazione economica tutt'altro che semplice è spuntato anche il Covid, va bene? E questo ha ancora aggravato la situazione. Ora, noi sappiamo, ma è una notizia proprio di questi giorni, che adesso c'è un nuovo vaccino contro la malaria, no? La malaria, lo sappiamo,
è una malattia terribile, endemica, che coinvolge interi continenti, purtroppo penso all'Africa, ma non solo all'Africa, Sud America, eccetera. Ci sono dei posti dove purtroppo la malaria fa migliaia di vittime, come del resto le faceva anche da noi nell'Agro Pontino, prima che fosse bonificato, insomma, in diversi posti. Ebbene, per arrivare a questo vaccino, gli scienziati dicono che ci hanno messo 10 anni, 10, ok? Per il Covid-19 ci hanno messo 10 mesi. Quindi uno può ipotizzare, come molta gente pensa, perché molti ne sono convinti, troppo poco, va bene, per poter definire il vaccino una cosa, come dire, sicura, un farmaco di carattere certo, che si può prendere senza problemi. Ora, questo che cosa determina? Determina un'incertezza generale terribile, perché se nel bel mezzo di una pandemia uno non si convince che questo farmaco che hanno messo, questi farmaci che hanno messo in commercio, riescano a frenare, è chiaro che, insomma, si rifiuta di sottoporsi a questi vaccini. Anche perché, e lì c'è un altro discorso di carattere anche penale che bisognerebbe affrontare, quando vai a fare il vaccino ti fanno firmare una dichiarazione dove dicono che tu ti assumi la responsabilità del vaccino che ti stanno inoculando. Non c'è nessuno che dice invece: io ti do il vaccino e mi prendo la responsabilità di quello che ti do. Non è così. Dicono: tu fai il vaccino e tu ti assumi la responsabilità. Ma signori, questo non è molto, come dire, non è convincente per chi deve fare la scelta del vaccino. Ma non è corretto, non è corretto neanche sotto il piano deontologico nella mia. Neanche da un punto di vista etico. Su questo Rino credo che abbiamo intervistato tanti ricercatori e tanti medici su questo, penso che dubbi ce ne siano pochi su questo modus operandi molto 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 bulgaro, e lo dico senza mezzi termini. Ecco, c'è un ascoltatore, Rino, io te lo metto lì un attimo prima di ritornare magari al discorso politico, perché dice David, ci dice: buonasera, dovreste ascoltare le parole di Viganò, il cardinale Viganò, pistola fumante ce l'ha in mano lui. Io ho ascoltato tutto il discorso che ha fatto il cardinale Viganò, è condivisibile, certamente lui sposa una certa linea, che è poi quella dei Novax, eccetera. Io tutta questa certezza che ha lui purtroppo non ce l'ho, nel senso che quello che sta succedendo è ancora troppo instabile, non dà delle certezze su cui discutere. Noi qui stiamo parlando, ma stiamo affrontando degli argomenti che non sono assoluti, non ci danno quella certezza che noi vorremmo, perché altrimenti se così fosse ognuno di noi potrebbe avere la propria opinione, però insomma una realtà oggettiva ci sarebbe, no? Il cardinale Viganò si è esposto non poco, e anche la sua molto figura, perché comunque è stato nunzio apostolico, per cui era il ministro degli esteri in America, mi sembra di capire. Ripeto, io condivido quello che dice lui, però entro certi limiti, perché mi sembra che lui sia molto certo, ecco. Sembra veramente stesse che a me mancano. Ecco. Sembra proprio che abbia la pistola fumante, come diceva il nostro ascoltatore. Allora, la pistola fumante sono opinioni. Ascoltino, qui c'è anche un saluto da parte di uno scrittore, di un ricercatore, che è Massimo Guerrieri, che tra l'altro abbiamo avuto ospite. C'è un caro saluto dalla Tanzania, Rino Di Stefano, uno dei migliori giornalisti italiani.
Massimo Guerrieri, ricordiamoci, ha fatto Laura, che sei stata tu l'artefice del contatto, ha fatto un libro e sta portando avanti un progetto molto ambizioso e molto coraggioso anche. Laura, ci sei? Sì, ha fatto una trilogia sul nuovo ordine mondiale, che poi molte volte e ancora molte persone pensano che il nuovo ordine mondiale sia una strategia dei complottisti, ma si dimenticano che già Tremonti più di una volta, quando fu intervistato durante appunto certe sue apparizioni in TV, già parlo di 10 o 15 anni fa, stava parlando di questo nuovo ordine mondiale. Quindi mi sembra strano che ancora ci siano persone che non abbiano compreso che c'è un'elite che vuole portare la società verso una nuova, un nuovo ordine, chiamiamolo così. Quindi, come diceva anche Rino, è stato quasi appurato che ormai il virus non sia naturale. Quindi mi viene da lanciare lì una domanda: ma potrebbe essere questo virus fuggito sicuramente accidentalmente, non lo sappiamo, però perché costruirlo a questo punto? Potrebbe essere uno strumento per condurre la società verso... C'è chi parla della quarta rivoluzione industriale, non dimentichiamo che sta arrivando in maniera ponderale l'intelligenza artificiale, che soppianterà molte di quelle che sono le competenze che svolge la persona umana. Quindi adesso mi viene da dire, il lavoro che io svolgo nel mio ufficio con determinate dinamiche, sicuramente tra un paio d'anni o tre qualche algoritmo riuscirebbe a farlo in maniera molto tranquilla. Quindi si parla anche di un reddito universale, di cittadinanza, chiamiamolo come vogliamo, perché comunque la vita, così come siamo abituati a concepirla ora, sta sicuramente cambiando. Quindi la dinamica del guadagno perché è un lavoro, cioè bisognerà rivedere tutto il nostro assetto. Quindi potrebbe essere la pandemia un veicolo, un binario sul quale trasportare la società, l'umanità, verso questa nuova situazione. È vero che probabilmente chi lo sta facendo e chi ci governa lo fa sicuramente a favore suo e non per il nostro, a mio avviso, è una mia opinione personale. Lo sta facendo solo non tenendo in considerazione probabilmente quello che può essere il bene dell'umanità a 360 gradi. Però di fatto anche l'umanità che adesso si sta ribellando a questa situazione deve prendere consapevolezza che stiamo di fronte a un grande cambiamento e bisogna diventare governare responsabili di questo cambiamento, se no ce lo faranno solo subire. Questa a mio avviso è la triste verità. Io anni fa ho fatto la recensione di un libro che in Italia non è mai stato pubblicato e non è mai stato tradotto. Era La cospirazione dei 300, cioè il comitato dei 300 di John Coleman. E John Coleman è stato anche un agente dei servizi segreti inglesi. Ha fatto questo libro dove lui sosteneva che questo nuovo ordine mondiale è formato da 300 persone, 300 miliardari, e questi 300 miliardari decidono tutto al di sopra degli stati stessi. E la cosa non stupisce più di tanto. Io mi ricordo che il libro era abbastanza voluminoso, ho cercato di puntare soprattutto sull'aspetto italiano, perché in questo libro c'era scritto, stiamo parlando di anni fa, che il primo paese che sarà colpito, allora stiamo parlando di anni fa, e il primo paese ad essere colpito sarà l'Italia. Infatti diceva: distruggeremo l'Italia, faremo in modo che... Ora questo si sta verificando, sì, va sì, bene? Sì. Anche se bisogna dare atto, forse l'unica cosa, io voglio sperare che così sia almeno, che il discorso di questa proliferazione dei vaccini, per quanto questi vaccini
tutto possano sembrare tranne che appunto vaccini veri, comunque sia, stanno facendo rinascere l'economia italiana, perché noi adesso abbiamo un PIL che supera i 6 punti, quindi una cosa che mi direte rispetto al disastro di prima, quindi non è che sia, non siamo la Cina, che quelli hanno dei PIL stratosferici, comunque ci stiamo lentamente riprendendo, perché in effetti siamo un po' più difesi rispetto a questo maledetto virus. Certo, però bisognerebbe porsi le domande da dove viene questo virus, cioè che cosa lo ha determinato, anche perché dobbiamo poterci difendere in futuro da una situazione di questo genere. Ok? Quindi è vero, è abbastanza sotto gli occhi di tutti che questo altissimo numero di vaccini ha determinato una maggiore tranquillità, però bisogna rispettare l'opinione di tutti, cioè se chi ha fatto il vaccino non ha avuto problemi, buon per lui, ma se c'è qualcuno che il vaccino non lo vuole fare perché ha paura, allora bisogna rispettare quello. Anche perché scusami, c'è l'ultimo rapporto dell'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, no? È il comunicato stampa 667, che parla del periodo tra il 27 dicembre del 2020 e il 26 settembre del 2021. Bene, ci sono state di reazioni avverse al vaccino, ce ne sono state segnalate 101.110. La stragrande maggioranza, su un totale di 84 milioni e oltre di dosi. E questo significa che la stragrande maggioranza non ha avuto problemi, ma una piccola per modo di dire, il 14,4% delle persone che sono state vaccinate hanno avuto eventi gravi. 14,4%, quindi 17 eventi gravi ogni 100.000 vaccinati. Questo fa in modo, sto parlando dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi non sto parlando di cose strane. È evidente che sembra quasi una lotteria, no? Se ti va bene, ti va bene, e se ti va male, peccato, e passiamo avanti. Solo che eventi gravi molte volte vuol dire anche morte, vuol dire gravi conseguenze di carattere sanitario, eccetera. Per cui si comprende benissimo il dissenso che c'è sulle piazze italiane contro la vaccinazione. E quindi il governo può dire quello che vuole, può dire sì, certo, bisogna vaccinarsi perché più siamo vaccinati, eccetera. Però ci eravamo si erano posti il traguardo dell'80% dei vaccinati, siamo all'86% e le cose vanno avanti. Esatto. Ecco, qua tra l'altro Marco Savoia dice le reazioni segnalate e quelle non segnalate dal momento che non c'è la sorveglianza attiva. La sorveglianza c'è, è che non la comunicano. Non viene comunicata, questo c'è stato già detto. L'Agenzia Italiana del Farmaco, ci sono le segnalazioni fatte alla AIFA. Però sì, non tutte, almeno in un'altra trasmissione avevamo già affrontato la questione, Laura, mi sembra. Non tutte vengono segnalate, perché comunque le persone vengono... Sì, certo, quello che viene pubblicato, noi prendiamo atto di quello che viene pubblicato, non possiamo fare altrimenti, però ci sono persone che vengono disincentivate a dover segnalare il problema, perché molte volte c'è la famosa nessuna correlazione, anche persone che magari io ho conoscenti
di persone che hanno avuto qualche problema, dico per fortuna che si è risolto, però nelle strutture sanitarie le hanno detto no, ma non si preoccupi che non c'entra niente con il vaccino, seppur la persona era una settimana che aveva fatto la seconda dose. Quindi poi oggi è uscita un'altra notizia che non ho avuto modo di verificare se attendibile o non attendibile, adesso la butto lì, magari qualcuno sa qualcosa di più di me, che praticamente la famosa immunità, quella l'immunità di gregge che tanto era appunto agognata, pare che qualcuno abbia dichiarato che non si può raggiungere. Sì, non è possibile raggiungerla. Sì, è stato detto ancora oggi. Bruno Ferro ha detto che non è ipotizzabile l'immunità. Nonostante gli 86% di persone vaccinate, se i dati pubblicati sono reali, noi ne prendiamo atto. Quindi questa famosa immunità che veniva agognata non è stata raggiunta, ma quindi forse mi viene da dire che alcuni virologi oppure immunologi, biologi che dicevano che in tempo di pandemia comunque vaccinare sarebbe stato controindicato perché si potevano provocare delle varianti e queste varianti avrebbero impedito la naturale immunità che il nostro corpo poteva produrre. Quindi di fatto diciamo che siamo solo sicuri, e sono d'accordo con Rino che l'economia comunque in certo modo è ripartita, insomma rispetto a quando eravamo in lockdown ovviamente non poteva che ripartire. Però il fatto è secondo me un po' illusoria, perché comunque anche se forse i dati dell'AIFA non li ha ancora perché non li può avere, gli effetti a lungo termine di queste terapie farmacologiche che chiamano non si conoscono. Gli effetti non si conoscono. A lungo termine. Sì, gli effetti a lungo termine fanno dai 2 ai 10 anni, non sappiamo cosa potrebbe succedere. No. E no. Di fatto è un po' una roulette russa, ecco, un po' un salto nel vuoto. Allora, per un attimo un secondo, perché portavo un attimo anche l'attenzione, perché bisogna dare un'occhiata anche alla chat, e quindi ci sono delle indicazioni che chiaramente. Come ad esempio Valerio Capoccia indica che non si conoscono le percentuali del 14% che sono state comunicate chiaramente dall'AIFA. Su questo ritorniamo a fare un appunto, perché con persone che fanno, con ricercatori che fanno statistica, questi numeri li abbiamo già visti e sono numeri falsati. Io non posso fare il nome di una persona che è docente alla Sapienza di Roma, ma mi aveva detto questa persona che i numeri che venivano comunicati non potevano, e qui parliamo di statistica, non potevano trovare una correlazione logica, perché erano basati su delle formule che non tenevano conto di l'ho sentito anch'io. Quindi, io mi sto basando su quelli che sono i dati ufficiali che a monte sono probabilmente non corretti. E quindi io direi che su questo non c'è un po' di dubbio. Poi è chiaro che se qualcuno ha la verità in tasca la tira fuori, ma senza congetture. È chiaro che dietro, io sto leggendo anche altre indicazioni, dietro ci sono dei giochi di potere tali per cui non abbiamo neanche minimamente l'idea di cosa possa essere, quale possa essere il disegno corretto. Possiamo fare solo delle congetture, ognuno di noi le fa. Qualcuno si è spinto anche un po' più in là, ma di prove, di pistole fumanti, purtroppo non le abbiamo, perché si stanno spendendo, ricordiamocelo, ingentissime somme anche per preparare le informazioni. E io qui mi fermo, perché anche qui non ho la pistola fumante. Diciamo che ho dei rumors anche da parte di alcuni tuoi colleghi che mi dicono siamo anche un po' stufi di dire certe cose, e io qui mi fermo e non vado avanti. Purtroppo l'informazione non sta certamente facendo una bella figura. Ecco, ok.
E ci siamo capiti. Scusa Rino, adesso io per andare un attimo ancora sul discorso dell'azione di governo, abbiamo capito che il nostro governo sta naspando, non si capisce bene da che parte vuole andare, non c'è un'opposizione che si fa sentire, o meglio si fa sentire un giorno, poi il giorno dopo modifica tutto quello che ha detto e lo reimpasta. Stiamo vivendo in una situazione non di buon senso, sembra quasi che ci venga calato dall'alto l'ordine di andare avanti e di non farsi tante domande. Come la pensi tu, visto che tu hai fatto un'anticipazione citando scenari in cui negli anni 70, quando c'erano i periodi del piombo facile, tutti i giorni noi veramente vivevamo queste esperienze. Oggi, e ti dico questo, poi ti lascio andare avanti sulla tua, tua analisi, oggi facci caso, non ci sono più notizie di cronaca nera legata a problemi di mafia o comunque di quel tipo di malavita, di notizie, per l'amor di Dio, non è che siamo contenti che non ci siano, però sembra che tutto improvvisamente sia sparito, come non si parla più di tutte le guerre che ci sono in giro. Cioè oggi tutti i media partono sempre con quel filone lì, sempre con quel leitmotiv. Allora, non esistono più, per fortuna, le stragi di mafia, non le abbiamo più viste, non esistono più certi attentati, non ci sono più certe intimidazioni, cioè sembra che tutto si sia oscurato dietro questo nome che è Covid-19. Ma dunque, guarda, è un esempio che io ho già riportato in altre occasioni, ma comunque mi sembra il caso di rispolverarlo in questa circostanza perché dà un po' il quadro della situazione. Per chi lavora veramente nei giornali, cioè per i giornalisti professionisti, non è un mistero. Per gli altri invece potrebbe anche sembrarlo. È quello che viene chiamato in gergo il caporedattore unico. Cos'è il caporedattore unico? Il caporedattore unico è il fenomeno che permette a più testate, e possono essere di carattere cartaceo oppure televisivo, radiofonico o qualunque altra cosa, comunque di comunicazione, di fare un quadro generale della situazione in modo che non ci siano discrepanze tra le varie testate. Cioè è come se la concorrenza, mettiamola così, tra virgolette, una specie di cartello, ok? Una specie di cartello. Come funziona questo fenomeno? Ripeto, nell'ambiente giornalistico professionale è conosciuto, non è un mistero. È un qualcuno, un qualcosa che Dio solo sa dove sta, ma comunque non dico a livello governativo, ma può essere soprattutto di carattere economico, si mette d'accordo con i proprietari delle varie testate e a queste persone viene detto, a ogni capo redattore di ogni testata viene detto: guarda, l'argomento principale con cui tu devi aprire il tuo giornale, ripeto, che sia cartaceo, televisivo, che è questo, per cui mi fai la cortesia di mettere il titolo principale su questo argomento. Poi ci sono i titoli di taglio, i titoli bassi e così via, gli editoriali discutono e si mettono d'accordo su quelli che sono gli argomenti principali. Questo che cosa fa? Fa in modo che praticamente tutta la stampa italiana, chi più chi meno, parli degli stessi argomenti. Ora, chiunque abbia vissuto in una redazione sa che in una redazione arrivano in media ogni giorno decine di migliaia di notizie, ok? Tra le notizie di carattere locale, cioè locale, nazionale, e le notizie di carattere internazionale. Sono decine di migliaia, ok? Per cui
ci sono le persone incaricate di leggere tutte queste notizie, esiste una trafila, nel senso che finisce le notizie principali finiscono sul tavolo di un caporedattore, il caporedattore poi le passa al caporedattore centrale e il caporedattore centrale le passa al direttore, va bene? Quindi come mai in un mondo così vasto, in un mondo che è pieno di notizie di ogni genere e tipo, se guardate i telegiornali le notizie sono sempre le stesse? Questa è una domanda che bisognerebbe porsi, va bene? Come mai, guardate, normalmente in un telegiornale ci stanno circa 12 notizie, una dozzina di notizie, ok? Una più, una meno, ma comunque una dozzina. Come mai queste 12 notizie sono sempre le stesse o sono sempre molto simili, ma quasi sempre sono proprio le stesse? Sono proprio le stesse. Ora, vuol dire che la scelta che viene fatta è una scelta voluta, va bene? Cioè si deve parlare di quel dato argomento e questo significa anche ignorare altri problemi. Anche perché non dimenticate che una notizia è tale quando viene diffusa, quando viene pubblicata. Se una notizia viene ignorata e non se ne parla affatto, la notizia non esiste perché nessuno la conosce, è chiaro? Ok, questo è il fenomeno del caporedattore unico che qui da noi purtroppo è diffuso. Laura, tu avevi... No, io avevo una riflessione, ma prego, Laura. No, volevo, siccome appunto c'è questo titolo Evitare il disastro, ma non è neanche formulato in modo interrogativo, ovvero come evitare il disastro. Cioè proprio evitare il disastro. Sì, sì, certo, ma entriamo, se vuoi entriamo proprio... Ti vuoi dire qualcosa su come evitare il disastro? Bisogna, a mio, ovviamente stiamo parlando di opinioni personali, ok? Quindi non, nessuno ha la ricetta magica e nessuno può dire esattamente cosa si deve fare per... Però, stando così le cose, vista la situazione che, come quella che sta avvenendo, o il governo comincia a non usare troppo la mano di ferro, la mano pesante nei riguardi di certe manifestazioni di un certo volere popolare, oppure si corre il rischio, e questo è il disastro, di arrivare a quella che una volta veniva definita la strategia della tensione. Il discorso qual è? Dietro la strategia della tensione c'era qualcuno, non è che è un fenomeno così distruttivo, così negativo e così pesante per la società italiana fosse nato da solo. Era stato pianificato a tavolino, quindi ci può essere qualcuno che coglie l'occasione del disagio, del dissenso, eccetera, aggrava le cose, perché finora non c'è scappato il morto, ma poco ci manca. Se comincia a esserci qualche morto di qua e di là, noi piombiamo di nuovo in quegli anni lì, negli anni della strategia della tensione. Cioè quando ti scoppia la bomba nella banca, dove tu sei lì a fare un bonifico o a ritirare l'importo di un assegno e improvvisamente esplode tutto, oppure sei, sempre per fare esempi macroscopici, seduto nella sala d'aspetto di una stazione, come è successo a Bologna, e improvvisamente succede il finimondo e crolla tutto, allora lì evidentemente c'è qualcuno che ci sta guadagnando sopra, che sta facendo qualche cosa per portare il paese alla rovina. Quindi noi dobbiamo evitare quello. Io spero che ci sia tanto buonsenso da parte di chi ha in mano le leve del potere, perché non si arrivi a questo. Non si arrivi a quello. Questo è il discorso di evitare il disastro. Che la situazione non degeneri,
che la situazione non sia così, non diventi così pesante e così letale da un punto di vista sociale. Ecco, perché gli idranti che la polizia usa a Trieste per disperdere i dimostranti che si tengono mano per mano. E appunto, non sono violenti per nulla, questo è stato, è una brutta immagine quella che abbiamo visto. Non è bello, ma credo che non sia bello neanche per i poliziotti, perché manganellare, come è successo, purtroppo donne e bambini, come perché nell'insieme della folla i manganelli colpiscono a caso, quindi quindi se, loro sono costretti a fare il loro lavoro, però insomma cerchiamo di evitare, di non andare oltre una certa misura. Ecco, io quello che spero è questo, che non si superi il limite, perché se si supera il limite, guardate, ve lo ricordate, gli anni di piombo sono durati tanto. Ecco, sì. Si corre il rischio di finire di nuovo così. Rino, guarda, io dico una cosa anche per gli amici che ci stanno seguendo, e non è una pubblicità questa, perché non ci guadagniamo nulla, anzi abbiamo speso fatica, con tanta passione l'abbiamo fatto, e soldi anche. Abbiamo fatto tante interviste, una di quelle che mi aveva toccato di più era stata una giornata passata con il giudice Carlo Palermo, che ci ricordiamo benissimo, è stato vittima di un attentato e assieme alla scorta ha scampato una fine orribile, che invece hanno fatto una mamma con due bambini che stavano andando a scuola. Ecco, nella giornata che abbiamo vissuto assieme, che ti dico, mi ricorderò per tutta la vita, e ne abbiamo fatto 5 puntate di questo, lui mi ha fatto venire la pelle d'oca diverse volte e il cuore in gola, perché mi ha esplicitato alcune cose proprio su quegli anni della strategia del terrore, che io immagino oggi come oggi, vissuta a distanza di anni, come veramente un qualcosa che noi eravamo giovani e si viveva in un certo qual modo, ma che a distanza di anni fa riflettere tantissimo. Quindi le tue parole di dire auguriamoci che non si arrivi a questo, credo che sia un invito veramente al buon senso da tutte le parti. Abbiamo visto, come torno a dire, delle scene bruttissime su persone inermi, scene che noi forse si vedeva una volta quando c'erano degli scontri di piazza, dove però da ambo le parti c'era tensione, c'erano gruppi facinorosi. Oggi qui abbiamo a che fare con povera gente, con lavoratori, con pensionati e con persone che stanno manifestando nel pieno della loro autorizzazione, e soprattutto nella piena educazione, con fare molto 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 dignitoso. Gli interessi in gioco in queste zone, come possono essere il porto di Trieste, il porto di Ravenna, di Genova e così via, anche perché abbiamo sentito anche dal nord Europa, sono talmente alti a livello economico che spingono forse a gesti inconsulti da parte anche chi invece dovrebbe mantenere la calma e l'ordine pubblico. Rino, stiamo andando in conclusione, però ti volevo chiedere, perché si parlava prima dello stato di emergenza, è uno stato di emergenza o, come hai detto tu prima in il fuori onda, è una speculazione internazionale? Io desideravo chiudere con questa riflessione, se sei d'accordo. C'è qualcuno che specula. Guarda, in qualunque crisi, di qualunque crisi vogliamo parlare, c'è sempre qualcuno che specula sopra la stessa crisi, e quindi ci guadagna. Tant'è vero, se andate a vedere, c'è una classifica fatta dalla rivista Forbes, che è considerata il top del capitalismo mondiale, dove vedete che il numero dei miliardari nel mondo è aumentato a dismisura. E poi ci sarebbero da fare tanti discorsi. Per esempio, noi ci fidiamo perché vediamo che le televisioni ce lo propongono, eccetera,
dell'OMS, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi se uno va a vedere, io qui non sto, come dire, insinuando niente, e qui ho dei dati che si riferiscono ad articoli usciti su fior di giornali noti anche per la loro serietà, oltre che, vabbè, per la loro proprietà. Sto parlando del Sole 24 Ore Sanità, va bene, che addirittura risale, un primo articolo risale al 2011, dove si diceva già dal 2011 che il 76% del budget dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è in mano a privati. Già nel 2011, attualmente siamo all'87%, mi pare, all'87% dei finanziamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma non solo, queste persone che pagano, in primis c'è, come al solito, Bill Gates, che è il secondo donatore, tra virgolette, dopo gli Stati Uniti, perché sapete che ogni Stato dà il suo apporto all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi riteniamo dunque, visto che ogni Stato paga, che sia una cosa pubblica, invece così non è. Così non è, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in tutto ha 1300 dipendenti, tra l'altro, non è che ne abbia una marea, che questa organizzazione ha aperto da anni le porte ai contributi dei privati, e attualmente l'87%, non vorrei sbagliare, nel 2011 era del 76%, oggi stiamo parlando, sì, l'87%, cioè le entrate volontarie all'OMS sono state di 3 miliardi e 900 milioni di dollari, pari a quasi l'87% del budget. Va bene, quindi coloro che pagano, di fatto pagano l'OMS affinché l'OMS segua certi programmi. Adesso, senza voler fantasticare, eccetera, ma comunque sia, questi programmi voluti dai privati, che cosa prevedono? Qual è il rischio per la salute mondiale? Visto che l'OMS, pur essendo un ente pubblico, comunque sia è controllato dalla finanza privata? Punto interrogativo. Beh, mi viene una domanda: come fa a mantenere la sua dicitura di ente pubblico se è comunque governato da privati? Cioè, come si fa a pensare ancora che sia un ente pubblico? Cioè, potremmo chiamarlo azienda, e come tutte le aziende attueranno delle strategie per maggior guadagni, per maggior risultati, quindi... Questi sono dati ufficiali, Laura, sono dati ufficiali, cioè sa che c'è qualcuno che paga, non so, Bill Gates cos'è stato? Aveva dato 220 milioni di dollari in una prima, sì, 220 milioni di dollari in una prima tornata nel 2010, poi successivamente ha creato una fondazione, la fondazione Gates, si chiama Gavi, sì, come il famoso Gavi. Vino, la città Gavi, come il vino, il famoso vino di Gavi. Solo che è l'acronimo di Global Alliance for Vaccines and Immunization. Quindi, e ha dato, attraverso questa fondazione, altri 39 milioni di dollari. Così. Ora, capite, stiamo parlando di cifre che sono quasi quasi il bilancio di uno Stato. Di uno Stato, esatto. Ma io sono lì. Ecco, io Rino direi così, proprio per chiudere questo bellissimo incontro che abbiamo avuto, diciamo una cosa, mi rifaccio un po' alla notizia che tu avevi, alla spiegazione che avevi dato
sul caporedattore unico. Abbiamo il mainstream che soprattutto in questo periodo abbiamo visto come si sta muovendo, e poi abbiamo la rete, il web, per fortuna che c'è, che comunque anche se è controllato, facciamo tutto quello che vogliamo, però è la voce, diciamo, si potremmo parafrasare, dell'incontinenza, come c'è un noto programma televisivo di un network italiano che contrappone le notizie e cerca di dare voce. Ecco, c'è anche questa battaglia in atto, e grazie anche a tutto il popolo della rete che si sta prodigando per diffondere le notizie. Vedi, il problema principale di internet è la mancanza di controllo dell'informazione. Ringraziando il cielo c'è, nel senso che appunto certo, riescono a sapere un sacco di cose che attraverso la stampa ufficiale invece no, si ignorerebbero del tutto. Vabbè, io vengo da, diciamo così, da un giornale che faceva parte del mainstream, dicendo, dei grandi giornali nazionali, quindi conosco bene l'ambiente, certi, diciamo così, l'inquinamento dell'informazione come adesso io non l'ho mai visto. C'è veramente una discrepanza tra quello che è la realtà di tutti i giorni e un certo tipo di informazione. Io non dico che tutti i giornalisti siano fatti in un certo modo, che tutti siano pennivendoli, assolutamente no. Io dico che ci sono i seri professionisti e ci sono coloro che invece non lo sono affatto. Ma comunque sia, c'è la tendenza da parte della proprietà delle testate a uniformarsi a quello che, tra virgolette, viene definito pensiero unico. Va bene? Cioè, la notizia o la danno tutti, e quindi tutti quanti la devono difendere, tutti quanti la devono sostenere, a prescindere dalla verità delle cose, o altrimenti, se così non è, allora è al di fuori del recinto, e al di fuori del recinto non viene neanche considerata. Ora, per quello che riguarda invece l'informazione su internet, purtroppo, dal momento che viene fatta prevalentemente da non professionisti, qui bisognerebbe fare anche un grande discorso tra coloro che lavorano nell'informazione, per esempio, cosa ne so, le due categorie grandi del giornalismo sono i professionisti e i pubblicisti, no? Ma il pubblicista non è un professionista, normalmente è una persona che esercita un altro tipo di lavoro, però ha contribuito o collabora con dei giornali, quindi non è paragonabile al professionista che invece lavora all'interno dei giornali e quindi ne vive tutti i giorni sulla propria pelle i problemi e così via. Qui, mettendo tutto assieme, il discorso dell'informazione su internet non viene controllata a dovere. Purtroppo ci sono un sacco di, quando si parla di fake news, non è che il mainstream si faccia mancare le fake news, perché ne sono state propagandate a centinaia di migliaia nel corso degli anni, quindi erano fake news anche quelle. Adesso invece con un certo inglesismo no, vengono chiamate fake news. Sono balle, sono delle grandissime balle che vengono divulgate. Qualche volta intenzionalmente, qualche altra volta no, perché per esempio io ho visto, a me arrivano ogni giorno letteralmente centinaia di queste notizie da parte della rete, di gente con cui sono in contatto, eccetera. Ma molte volte mi è capitato che mi mandassero informazioni risalenti a 10 anni fa. Una volta 11, mi ricordo. Va bene, cioè, mi avevano mandato una notizia di 11 anni prima e l'avevano spacciata come se fosse di adesso. Cioè, qui bisogna stare attenti, capisci? Guarda, Rino, nel bene c'è anche il male, purtroppo. È male. Io ti vorrei ricordare una cosa, non faccio, non cito esattamente
la fotografia che è stata pubblicata dal mainstream e sia dai giornali che dai telegiornali di un'immagine dolorosissima durante il periodo del Covid. E quella fotografia, una persona, mi ricordo, che mi chiamò e mi disse: ma quella che stanno facendo vedere non è la chiesa di Seriate, ma è cos'è quella cosa? Poi dopo si è scoperto. Quella è stata la cosa più bieca che poteva succedere in quel periodo, dove la gente era spaventatissima. E io mi chiedo come hanno potuto pubblicare un'immagine di risalente ad anni prima, con una distesa di bare, che non c'entrava niente con quello che di cui si stava parlando. Questo è vergognoso. Questo è vergognoso. Allora, io direi, con la promessa di ritrovarci, intanto diamo risposta anche a Gino, che dice che YouTube e Facebook bloccano tutto, cancellano. Sì, è vero, tanti personaggi si sono visti cancellare notizie e non erano fake news, lì entrano in gioco degli algoritmi. Lì purtroppo ci sono altre ragioni, ecco, o meglio, motivazioni personali di Facebook, eccetera. Anch'io ho sentito parlare. Le macchine, l'intelligenza artificiale. Laura, tu ben sai cosa stiamo parlando, l'intelligenza artificiale, che ruolo avrà anche nel futuro, e oggi ne stiamo vedendo i primi risultati, giusto? Sì, no, nel senso che adesso siamo in chiusura, quindi non voglio aprire altre porte che ci porterebbero ad andare magari appunto in una seconda puntata con Rino. Questa quarta rivoluzione industriale va comunque affrontata in qualche modo, quindi sicuramente dovremo fare i conti con questo. Per pensare al discorso del disastro, evitare il disastro, Rino citava appunto il discorso di non tornare agli anni della tensione, quindi sicuramente questo lo auspichiamo tutti, anche se io penso che non so come dire, le coscienze, le persone, le consapevolezze sono un po' più ampie rispetto a quello degli anni 70, cioè il periodo in cui è successo tutto questo. E quindi io mi auguro che sicuramente potrebbe succedere un disastro. Non so se potrebbe essere un disastro paragonabile a quello degli anni di piombo. Questo non lo so, però mi auguro veramente che le persone, con la consapevolezza, noi, vabbè, Spazio Tesla parla spesso di vibrazioni, di frequenze, di energia. Io penso che queste connessioni energetiche possano andare anche al di là della creazione di un periodo di piombo, di tensione, come era allora. Non lo so, ecco, io mi auguro che non torni questo periodo. Guarda, ce lo auguriamo tutti. Io spero soltanto che vinca il buon senso, perché gli italiani hanno dimostrato in più occasioni, quando hanno veramente percepito come stava la situazione, che il buon senso riesce a venire fuori. Ok? Io spero tanto, e sia da parte di chi comanda, nel senso che, non dimentichiamolo, questo è un governo di unità nazionale, di emergenza nazionale, non è un governo come quelli a cui siamo abituati, no? Esatto. Perché qui c'è un po' di tutto dentro il governo, a eccezione di Fratelli d'Italia, poi gli altri ci sono tutti dentro, quindi non è paragonabile a uno dei nostri classici governi, quindi ha un periodo di tempo limitato. Io spero tanto nel buon senso di queste persone, di questi che hanno la responsabilità, e anche nel buon senso della gente, che però non può più essere esasperata così come succede in questo momento. È meglio non esasperare gli animi più di tanto. Ormai la gente è provata, è provatissima. Evitiamo di aggravare la situazione.
Questo è un augurio, Rino, guarda, che ce lo diciamo tutti i giorni, ti ringraziamo di averlo comunicato al pubblico in diretta in questo momento, e rimarrà poi questo documento. Do una risposta a Cordiore, dice: sul poster in studio qui di Spazio Tesla vedo un occhio o mi sbaglio? No, eccolo l'occhio che vede tutto, non è l'occhio di Ra, naturalmente è stato indicato come... Laura l'aveva scelto, mi ricordo, durante uno degli appuntamenti di fisica e medicina quantistica, era un qualcosa che è stato un cavallo di battaglia anche per noi, e come diceva il nostro mentore Nikola Tesla, Spazio Tesla ha voluto ripercorrerlo, e anche su questo punto possiamo fare ci soffermiamo un attimo, una riflessione, che la scienza doveva essere al servizio dell'umanità, se no sarebbe stata una perversione, e questo ce lo auguriamo. Qui la scienza a volte ha preso delle vie, delle strade che non erano proprio così nobili. Bene, su questo punto noi diamo appuntamento al nostro pubblico, sempre con Rino Di Stefano, magari per parlare di Ettore Majorana, come dicevamo, perché tu sei un profondo studioso. Ricordiamo il tuo indirizzo di posta elettronica, è info@rinodistefano.com. Se volete, cari ascoltatori, potete inviare le vostre richieste, le vostre lettere, le vostre osservazioni a questa mail. Rino, ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tutti voi. Pubblico, e Laura, cosa dire? Ci lasciamo con questo augurio che è quasi papale, come possiamo dire, cioè Rino, ci devi dare questa illuminazione, ce l'hai data, e appunto credo che meglio di così non si poteva chiudere la trasmissione. Buona serata a tutti e speriamo davvero in bene. Speriamo che prevalga il buon senso. Alberto, mettiamo le frequenze del 432 anche stasera. Come desideri tu. Allora dai un attimo una spiegazione intanto che la prepariamo, questa pagina. Che noi adesso abbiamo lanciato un progetto che poi presenteremo grazie al supporto del musicista e compositore Rino Capitanata e al nostro amico Roberto Romiti, il quale ci ha spronato a lanciare questo progetto 432 Hz, che è la musica appunto su questa frequenza, che dovrebbe diffondere benessere, armonia, riequilibrare, e quindi cerchiamo di diffondere queste vibrazioni. A breve lo presenteremo ufficialmente insieme anche a Rino Capitanata e a Roberto Romiti, e anche a tutti gli altri partner che stanno rilanciando queste musiche, che sono disponibili sul nostro sito. Noi adesso, alla fine delle nostre interviste, lasciamo ascoltare, per chi vuole può restare sintonizzato ed ascoltare queste musiche. Quindi grazie ancora a tutti, grazie Rino, e ti aspettiamo per parlare di Majorana, perché forse per evitare il disastro magari Ettore Majorana aveva lasciato qualche indicazione, oppure non lo so, ci sono tanti misteri. Forse l'ha lasciata, forse. Ecco, quindi... ci sono tanti misteri intorno a questa storia che noi stiamo seguendo da qualche anno, anche insieme con l'aiuto di Rino e con l'aiuto di Ravelli, Alfredo Ravelli, che appunto è lo scrittore e il biografo di Rolando Pelizza, che ormai tutti sanno che aveva avuto contatto con lo scomparso Ettore Majorana. Quindi puntatona con Rino Di Stefano e Ettore Majorana. Alla prossima. Arrivederci. Bene, buona serata a tutti e buon ascolto a 432. Ciao. Arrivederci. Thank you.
Thank you.
Thank you.